Eccoci qua, buonasera a tutti, buonasera. Ben trovati, benvenuti Valentina e Cristiani, anche siamo sempre questa qui, sera qui, ovviamente. Stranamente, perché di solito sparisce e nessuno la vede più. Per la Gazzetta di Parma, ovviamente, ogni tanto lavoro Parma, io, la non frega, come te. Vabbè, diciamo anche questo. Comunque, è stato un weekend di sport molto intenso, soprattutto per quello che riguarda in ogni caso il calcio, ma c'è stato un pochino di tutto, la nazionale esatto. Di basket. Ne parleremo dopo con i nostri preparatissimi ospiti, andiamo subito a presentare... uno che comunque di calcio e di televisione e trasmissione adesso è molto impegnato con le sue letture, il giornalista sportivo Fabio Campisi. Ciao, buonasera, benvenuto, e lei va bene tutto Fabio. No, ben trovato. Ma hai detto, ognuno fa quello che gli pare, esatto. Mi metto a leggere. Leggimi bene tutti i voti, perché voglio capire che c'è stata della polemica, oggi un po' sentito... Buonasera a tutti, va là. Buonasera a tutti, va là e anche va qua. E va qua. In mezzo a tutta questa, diciamo, questo parterre di giornalisti, di opinionisti, di maschiacci, ovviamente ci voleva la parte dolce per della fortuna. Serata. Per fortuna, insieme a Valentina e Cristiani, è venuta a trovarci Veronica Avanzolini. Ciao Veronica, buonasera. Benvenuta. Che poi fra le altre cose l'abbiamo tolta dagli studi, si sta preparando non solo, diciamo, per quello che riguarda l'ambito della moda e del fashion e di tutto quello che gira intorno a questo mondo, ma anche si sta preparando per degli esami universitari molto importanti. Esatto. Ma dopo ne parliamo. E c'è anche un nesso col rosso-blu che non svegliamo. Che non svegliamo subito, dopo ve lo raccontiamo. È tornato a trovarci il nostro super opinionista calcio, basket, ex calciatore di calcio, pittore, esatto. Fabrizio So. Ciao. Ben ritrovato. Ciao. Trovato. Abbiamo anche gli amici del... Tertin Garage. Dillo tu. Tertin Garage. Perché a me mi parte tutto se lo dico io. Un volare, è già partito. Il nostro Dennis Pagani, questa bellissima officina, chiamiamolo, magazzino, dove fanno, costruiscono, aggiustano, cambiano, modificano le moto, le Harley Davidson, un po' come quei programmi che si vedono su quei canali televisivi tipo di Max, che ecco, lui è uno di questi qui. Hanno delle moto incredibili, le trasformano in una maniera assurda, poi fanno tante manifestazioni di beneficenza anche dopo, infatti questa sera infatti sarà qui, siamo qua per quello, a raccontarci il prossimo evento. E poi un grandissimo ritorno per quello che riguarda il mondo del calcio, molto impegnato con, perché Pietro Maresca in realtà gli sta dietro, perché c'è da lavorare, controlla. Da produrre qua, perché la gente, tutti vogliono macchine, vogliono Fiat, infatti lui è sempre lì a vendere macchine, ma la sua vecchia passione, il calcio, è lui, Ivano Betti. Ciao Ivano, buonasera. Buonasera, ben trovato. Alle nostre spalle intanto abbiamo un quadro, ve lo faccio già vedere, il nostro magazine, che non è il vero e proprio magazine, ma eccolo, abbiamo un quadro, opera sempre di Fabrizio Sola, che molto presto so che sarai a esporre. Si può svelare qualcosa? Ma dopo vedremo, secondo me abbiamo anche i calendari, le date, abbiamo ovviamente il nostro quadro di Bologna. La magia di Bologna. La magia di Bologna creata appunto, ci sono anche dei colori rosso-blu qua col sole, dovrebbe essere la tipo bandiera, un tramonto. Sì. Comunque c'è tutto, Valentina, anche la Serie D. Esatto, sì, che ha giocato. Purtroppo non è andata molto bene per le nostre squadre, invece la primavera contro la Juventus ha fatto un gran che bene e meritava qualcosina in più di uno 0-0. Dopo voglio che me lo racconti meglio, però intanto, prima di iniziare... ricordiamo il numero degli SMS, esatto, che è quello della settimana scorsa, ed è il 339-1473-703, che vedete anche in alto. Voi mandateli i messaggi, poi noi cercheremo di leggerli. Di solito ne arrivano veramente tanti, si fa qualcuno, lo lasciamo indietro, però vi voglio ricordare che il martedì dalle ore 21 c'è sempre la replica, lì i messaggi quando li mandate, noi ci arrivano il lunedì dopo, li vediamo. Quindi noi abbiamo scritto replica, ma ogni tanto qualcuno scrive lo stesso. No, fai la trasmissione in differita. Siamo in differita. No, rimane. Prima di iniziare voglio ricordarvi due cose. La prima, che questa sera, lunedì 11 settembre, dalle ore 19, presso il bar La Scommessa di Porretta Terme, ci sarà l'inaugurazione della sede Bologna Club Porretta. Sarà un'inaugurazione particolare. Il gruppo viene anche gestito, il presidente del gruppo sarà Luciano Marzocchi, gruppo Vigna Luciano Marzocchi. Illustri ospiti della serata, tra le altre cose, saranno Il Ruso, Diego Perez, Gianluca Pagliuca e Paolo Magnani, appunto, tutto Pagliuca e Magnani fanno parte della primavera del Bologna, dove, come diceva la Valentina, hanno fatto un risultato importante con la Juventus, appunto questa sera Porretta, chi è nella zona, che magari sta guardando la prima mezz'ora, andate al bar La Scommessa, perché troverete personaggi, ma soprattutto tanta gente vicino al calcio e allo sport. Poi, ultima cosa da dire, ma non ultima,
Il mio amico Giorgio Machiavelli, detto Macchia, purtroppo da qualche tempo ci ha lasciato negli ultimi giorni. È andato, come si dice, a vita migliore. Giorgio è stato un grandissimo tifoso del Bologna, giocava in una squadra di biliardo di Granarolo dove spesso io andavo anche a giocare, ma lui lo andavo a trovare perché era un personaggio molto colorito, molto simpatico, ha fatto per una decina d'anni circa anche il motociclista negli anni d'oro della quando c'era la moto, appunto, non come adesso che adesso. Però comunque ha fatto il motociclista per 10 anni, è stato un personaggio molto ricco, molto colorito, molto simpatico, tutti lo ricordano per le sue battute, le sue gag e le sue, diciamo, discussioni da bar con le squadre di calcio. Lui era molto tifoso del Bologna. Ciao Giorgio, ci vedremo fra un 200-300 anni, ti verrò a trovare. Bene, torniamo a parlare appunto di questo weekend di sport. C'è stata una partita ieri sera al Dall'Ara, Bologna-Napoli, giusto così per iniziare. Chi si sente di dare in là questa partita? Adesso, Fabio, te sei il primo, Fabio, eletto fino adesso. Ti lancio questa bozza qua. Partita a due facce, finita male per il Bologna, finita bene per il Napoli. Come l'hai vista? Ma innanzitutto mi viene da fare una riflessione che sostanzialmente, pur cambiando gli attori in campo, diciamo i protagonisti, il Bologna purtroppo ha questo brutto problema di non riuscire a tenere concentrati per 90 minuti per tutta la partita, e nel finale ha rovinato quello che è stato sicuramente una buonissima partita, perché Donadoni aveva un po' azzeccato anche, diciamo, il modulo, anche se sostanzialmente non è tanto una questione di modulo ma di atteggiamento, perché se tu giustamente giochi con un atteggiamento positivo, faccio l'esempio di Francesco, è stato un po' in un certo senso l'ago della bilancia, perché non ha fatto l'attaccante, ha giocato più che altro a centrocampo e lì indubbiamente ha dato una certa copertura importante alla squadra. Ecco, l'atteggiamento era positivo, il modulo era positivo, abbiamo tenuto testa per oltre 60 minuti a una delle squadre che sicuramente arriverà fino in fondo per cercare di vincere il tricolore. Fine abbiamo perso 3-0, sicuramente sulla carta può sembrare anche un risultato bugiardo, ma i tre gol li abbiamo presi, tre e gol. questo diciamo è quello che rimane nel tabellino, rimangono questi tre gol. Rimane qualcosa di positivo anche su quello che abbiamo visto in campo, ma sicuramente anche molte negatività. Io parto dal presupposto che Pulgare veramente ha sbagliato partita, ma sicuramente qualche errore difensivo veramente importante l'ha fatto anche Masina, forse anche il portiere Mirante. Questa è stata, diciamo, l'analisi iniziale di questa puntata di Fabio Cappisi. Ha toccato vari argomenti della partita, ovviamente. Fabrizio, voglio capire una cosa, ovviamente fino a circa il 70esimo c'è stata una partita ben giocata secondo me dal Bologna, ma anche il Napoli, insomma, era una partita giocata ad armi pari. Poi c'è stato questo episodio che ha creato la situazione da gol per il Napoli già vista, però tutto sommato fino a quel punto, dopo, cioè, il castello si è un po' sgretolato, perché lì psicologicamente tu hai giocato anche a livelli alti, ti colpisce le gambe la parte psicologica. Sì, Bologna ha giocato bene perché secondo me intanto ha giocato più alto con la difesa, quindi ha aggredito il Napoli mettendo due esterni più Palacio. È chiaro che i due difensori loro, che sono molto forti, mi riferisco a Usai e a Ghoulam, che spingono molto, hanno spinto meno rispetto a quello che fanno in genere. Quindi Bologna, secondo me, è andato in campo bene in quel senso lì. Però io, lo dicevo prima con Fabio, il secondo tempo ho visto proprio il Napoli che quando è entrato aveva già la testa diversa. Ha cambiato passo. Ha cambiato passo, cioè ha detto basta, adesso cominciamo a giocare, perché è vero che ha giocato male perché il Bologna ha giocato bene, questo è vero. Però ho proprio visto l'impatto del Napoli, che sembrava che da un momento all'altro il gol lo potesse fare. Ecco, a me mi ha dato sempre quell'impressione lì. Però, cosa dire, fino al 70esimo, come dicono tutti, sì, Bologna è andato bene, secondo me. Poi dopo ci sono state due o tre cose assurde che in una società non possono, secondo me, esistere. Parlavamo prima con Fabio, De Maio è entrato che non voleva entrare. Quindi Senna tipo Panucci con Capello, no, vai dentro te perché io non vado in campo. Io, se sono Donadoni, metto dentro piuttosto un altro giocatore, ma De Maio non va in campo. Quindi, come diceva prima Ivano, non vorrei come che dirà anche la società adesso Ivano, ecco, sia appunto un po', e lascio la parola a lui, va che bene, probabilmente su questa cosa già prima aveva accennato.
Ivano, volevo appunto aggiungere, a parte questo, questa parte finale del discorso, il trequartista con Palacio, secondo me ha fatto una gran partita, ovviamente come giocatore lo conosciamo, è andato a disturbare fra le linee dove il Napoli magari non era abituato ad avere questo disturbo, visto che destro... Soprattutto Jorginho, è sempre abituato. Palacio, ma non è... Io avevo dei dubbi sulla sua contenuta atletica, non ha fatto la preparazione con la squadra, però lo dimostra anche lì che quando un giocatore è un campione, perché parliamo di un campione, poi di uno che ha fatto finale, una finale di Coppa del Mondo da titolare. Esatto. E quindi uno che ha giocato nell'Inter, che ha fatto tanti gol, che nell'ultimo anno e mezzo praticamente ha riposato, sbagliando tutto, perché l'Inter non ha mai capito niente, giocava della gente molto peggio di lui. Vabbè, questo è quanto, però Palacio deve essere la cosa positiva del Bologna. Cioè il Bologna ha fatto una campagna, dopo parlo di quello che non va. L'uniche cose positive del Bologna di quest'anno sono due acquisti. Poli, che è un buon acquisto, ma giocava nel Milan. Cioè io quando parlo con quelli che amano il Bologna, devi ricordare che quando tu hai giocato 25-30 partite da titolare nel Milan, non da subentrante, qualcosa vale. Anche se un Milan un po' meno del Milan stesso, è sempre il Milan. È un giocatore Palacio che ha sempre giocato da protagonista e in squadre di livello. Questi sono due giocatori veri. Tutto il resto è frittura, è soldi cacciati nel cesso. Quindi voglio dire, io mi prendo la mia responsabilità, perché io non volevo crederci, io non seguo più tanto le cose, ma quando ho letto gli ingaggi, quello che ha speso questa squadra, chiude una campagna acquisti con meno 10 milioni di euro, meno 10 perché non pagano a Venatti per adesso, perché non si sa come va a finire, speriamo, gli facciamo tutti i migliori auguri che torni a essere un giocatore. Ma puoi andare a comprare dei giocatori come De Maio, De Maio è un brocco, se me lo chiedevano a me, non importava di andare dentro a fare il computer, a guardare. Io l'ho visto giocare 20-30 volte dal vivo, è un brocco, è un vero brocco, ha giocato 3 partite nella Fiorentina l'anno scorso, che nella Fiorentina c'era un marasma, tutti sapevano che sarebbero andati via tutti, perché c'era la rifondazione della Fiorentina, venduto, comprato per un ingaggio severo a 700.000 euro per 4 anni, una roba pazzesca. A parte quello, ma l'atteggiamento che ha messo ad entrare in campo, dopo forse è quello che ti ha ammazzato. Ma io vengo a quell'altro, Gutierrez, Gonzalez. Io l'ho visto giocare nel Palermo, Gonzalez, la stessa cifra, addirittura mi sembra per 5 anni. Sì, 700 anche lui. Per 5, ma sono folli. Io spero che ci sia qualcuno che dice... che telefoni là in Canada e gli dica guarda che qui c'è qualcuno che non è centrato, non sa quello che sta facendo, perché Gonzalez giocava titolare in una squadra che ha preso 80 gol, ma ha fatto più rigori lui che ha battuto tutti i record. Infatti la prima partita che ha giocato con Cittadella è una roba imbarazzante, cioè, adesso può giocare forse nell'Axis di Zola, forse perché l'Axis c'è dei giocatori di livello. E finiamo qua. Questa è la campagna acquisti di Bologna. Avenatti non pervenuto per problemi suoi. Faletti purtroppo ha preso una stecca mai vista ed è fuori per dei mesi. Questa è la campagna acquisti del Bologna. Però io non però sono tutto così sommato, tutto sommato fino al 70esimo. Ma il Bologna ha giocato la miglior partita degli ultimi, di metà del campionato scorso e dell'inizio. È la miglior partita quella col Napoli, perché devi guardare anche contro chi giochi. E noi abbiamo vinto col Benevento, che è una squadra che, sì, volenterosa, tutto quello che vuoi, ma Benevento è una squadra che, secondo me, non fa 25 punti, non li fa. Forse può battere il record negativo di tutti i tempi. 25 punti fa fatica a fare il Benevento, perché non ha la struttura proprio. Peggio del Crotone, dici, peggio del Crotone il Benevento. Il Crotone è abituato, c'è un allenatore che adesso è partito male, tutto quello che vuoi, ma a Cagliari se l'ha giocata alla pari col Cagliari. Il risultato è un po' bugiardo, se l'ha giocata alla pari, poi il Cagliari ha qualcosa in più e alla fine sono i giocatori sempre che fanno la differenza. Ma la cosa importante, la società deve intervenire nel Bologna, non Donadoni, sento dire ma Donadoni, no, non c'entra niente Donadoni, è la società che deve intervenire e dire, prende De Maio e dice facciamo una cosa De Maio, noi ci siamo sbagliati, ne abbiamo cacciati via tanti dei soldi,
Bologna ne ha cacciati via tanti dei soldi, anche con Corvino. Allora tu stai a sedere e guardi. Può darsi che lo faccia, può darsi che lo faccia, perché e guardi. L'episodio è stato brutto. E il signor Pulgar, visto che il Bologna abbonda di centrocampisti, se c'è un reparto dove non c'ha problemi Bologna è il centrocampo. Lo sa, Taider, ce n'è da far giocare. Pulgar non è la prima volta che fa queste robe qui. No, e poi non sarà. Io non guardo nella punizione, ma non puoi fare una roba del genere. Sulla partita 1-0 andare a dribblare Mertens. Ma cioè, chi pensi di essere? Chi pensi di essere? Beckenbauer. Cioè, è andato in dribbling contro un giocatore che forse è uno dei primi tre giocatori adesso che c'è in Europa. Che poi diciamo che eravamo ancora sull'1-0, la partita al Bologna non aveva crollato del tutto. Stava 1-0, ancora, adesso, ancora recuperare. Io da casa, io l'ho vista da casa, 1-0 per il Napoli ti dava l'impressione che proprio il Bologna non avrebbe pareggiato neanche se giocava fino a mercoledì. Sì, però è sempre 1-0. La palla è tonda. 1-0, un lancio lungo, una spizzata, il calcio è pieno di queste cose qua. Dennis, volevo sapere, tu hai seguito un po', non ti interessa niente, no. Dovevi, hai dovuto smontare, rimontare, serbatoi, varie situazioni, guarda, però... Del calcio purtroppo poco. Infatti ieri ero a Misano a vedere il MotoGP. Come è andata a finire che non l'ho visto io? Marquez, perché effettivamente... Quello che spinge di più. Alla fine, sì. Perché anche lì adesso ci sono i vari partiti. È molto molto intelligente e molto molto bravo. Bene, dopo ti voglio chiedere qualcosa anche di questo. Veronica, prima di andare in pubblicità, cosa studi? Io sono al terzo anno di Economics and Finance all'Università di Bologna. Economics? Meno male che lo pronuncia lei, Dai, una volta chiamato. No, ho capito, ma perché si chiama così? Perché è in inglese. Mandi un messaggio a tua figlia e lo chiedi. No, lo so, avevo capito, però voglio dire, si chiama così perché studi in inglese. Tutto il corso in inglese. Ah, però. Per il lavoro ottimale. Per il lavoro, ma infatti. Tu che lavori anche col Bologna, adesso lo possiamo svelare. Che sono office dal Bologna ormai da 4 anni. Ma ti utilizzano anche come traduttrice quando hai bisogno? A volte sì, perché vengono anche clienti stranieri, quindi a volte faccio comodo. Ecco, vedi queste ragazze qui, noi a Bologna siamo pieni di, siamo una fucina di qualsiasi cosa, però andiamo in pubblicità, subito dopo ci sarà anche un altro che è venuto a trovarci, il giornalista sportivo, arriviamo subito. Ti aspettiamo. Dal 1957 a Bologna Fiat si dice Maresca e Fiorentino. Da 60 anni la concessionaria di riferimento Fiat della città, nata dalla passione per le quattro ruote made in Italy. Veicoli Fiat, Fiat Professional, Abarth, le strepitose occasioni del Mirafiori Outlet con usato e chilometro zero garantiti. Assistenza e dotazione di ricambi originali Mopar. Maresca e Fiorentino è a Bologna, Borgo Panigale, via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 64 19 800 11. Movida87.com. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati, con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle, tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi, sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. Da 3 generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it.
360. Eccoci di nuovo in diretta, è venuto a trovarci Luca Nigro. Ciao. Buonasera. Luca, ciao. Lui sarebbe quel ragazzo che sentite fuori campo, non si vede mai la faccia, la prima di solito domanda della conferenza stampa. Meglio che non si veda la faccia. Meglio? Prima fila e lui. La telecamera così almeno, ecco, si sente solo la voce. Che è sempre la sua la prima domanda. Lui fa giornalista sportivo, e lavora, collabora con il pallone gonfiato di Alberto Bortolotti, anzi dopo le 9 devi fare, sì, una corsa su Tele Santerno, alle 18. 9, ore 18, salutami quel virtusino di Bortolotti, digli che tanto è un virtusino. Non lo seguo, quindi io sono... Lui lo segue. No, perché lui zagna sempre, sono la fortitudo, neutrale. Io gli zagno la Virtus. A questa lotta che vedo a Bologna tra Fortitudo e Virtus io non ci voglio entrare. Bravo, non ci entrare, lasciacela noi quelle pesche lì, che sono pesche, anzi per sbollentare un attimo l'argomento calcio, che adesso ci torniamo dentro pesantemente. Il venerdì 6 ottobre alle ore 21 al Pala di Andrea di Ravenna, guarda un po' chi c'è, Amy Stewart. È tornata agli albori. Grande. Sorbole, Amy Stewart. Mi è arrivato un messaggino con... C'è arrivato un messaggino? Sì. Ecco, e ci sarà anche Veronica, dicevano. Sì. Vai a cantare? No, meglio di no. Meglio di no. Non canti. Mai dire mai. Ballo, meglio che ballo. Ah, tu balli? Faccio una ballerina. Ah, sì. Ok, ballerina di tutti i tipi di ballo. Classico e moderno. Classico e moderno. Vedi, queste ragazze studiano, ballano, vanno allo stadio, traducono, insomma. Bene o male, siamo una città work in progress, come si dice. Qui non sta fermo nessuno. Luca, allora sei arrivato tu, abbiamo un po' parlato di quello che è successo ieri, che tu ovviamente hai visto dal campo, poi hai avuto modo di parlare col mister. Il mister che secondo me ieri ha avuto una giusta intuizione, non è che ci voleva un genio, però a fare questo tipo nuovo modulo a me piace, io giocherei sempre così, a prescindere. E come ti è sembrato subito dopo la partita? Perché tu eri con lui, quindi... Ma innanzitutto la dimostrazione, poi l'ho detto anche a lui, la dimostrazione che nel calcio il modulo conta poco se poi in campo non c'è l'atteggiamento giusto. Quindi poi puoi giocare 4-2-4, possiamo parlare di Italia-Spagna, possiamo parlare di tante cose, 3-4-3, sono solo dei numeri. Poi alla fine conta l'atteggiamento, e quello che ha messo ieri in campo il Bologna credo sia atteggiamento positivo, non lo vedevo da tanto tempo, secondo me ha fatto l'ultimo... Io la metterei le prime 2-3 partite migliori della gestione di Donadoni. Quella di ieri come prestazione, perché per chi non ha visto la partita magari pensa il Napoli ha dominato. No? Il Napoli ieri ha sfruttato da grande squadra, fortunata da grande squadra, gli errori dei singoli, perché poi i gol nel calcio nascono da errore dei singoli, errore del collettivo, ma cambia poco. A me dispiace solo per Pulgar e Masina, che secondo me fino al 70esimo, fino al gol di Calecon e poi di Mertens subito dopo, hanno fatto una prestazione da set. Però poi, scusa, come mi valuti quella disquisizione sul calcio di punizione? Perché in campo, ecco, queste cose non devono esistere. Guarda, lui a domanda ieri ha risposto che non c'è una priorità. Io questo non lo so, magari ha questo voluto difendere. Sì, Donadoni. Avevo dimenticato i il soggetto. I panni si lavano in famiglia, si dice. Sì, sicuramente però... lui. Guarda, io credo che poi alla fine Verdi, per non fare polemica, abbia deciso di lasciare la palla a Pulgar. Io credo che Pulgar non è nuovo a queste cose qui. Pulgar è un giocatore che secondo me ha delle qualità, ma di testa, siccome ha la giovane età, e poi insomma... Diciamo che deve maturare molto da questo punto di vista. Diciamo che ha la testa calda, ecco. Mettiamola così. È un sudamericano. Solo che è un sudamericano. Anche Palazzo è sudamericano, perdonami, però Palazzo. No, ma è sudamericano triste. Ho finito la parte. Ah, triste. Ma cavo un pezzo. Se no dici che per me non capitava da noi, per quello. No, poi ti devo dire la verità. Noi, come tanti tifosi, credo, perché leggevo anche i commenti prima della partita, quando abbiamo visto insomma l'inserimento di Palazzo dal primo minuto proprio contro il Napoli con questo modulo qua, eravamo un po' preoccupati, perché dicevamo Donadoni arriva da un 7-1, il Bologna arriva da un 7-1, questi sono secondo me la migliore squadra in Italia come gioco, come collettivo di gioco, quindi rischi di nuovo l'imbarcata, non ti stai coprendo. Poi invece in realtà, come dicevo prima, l'atteggiamento è quello che conta. E poi credo che Donadoni, e io gli ho fatto i complimenti per questo, è stato coraggioso, perché è andato controcorrente e poi
ogni tanto almeno dimostri di essere un buon allenatore. Qua a Bologna l'80% delle persone crede che non lo sia, invece io credo che invece con questa squadra, che a livello di qualità ha poca qualità rispetto ad altri avversari, sta facendo dei miracoli, perché questo si deve dire. Io giro tutta l'Italia, ascolto tante opinioni anche di colleghi, e credetemi, al di fuori di Bologna tutti pensano che Donadoni abbia fatto un piccolo miracolo in questi anno e mezzo, perché non ha una rosa così di qualità. Poi penso e concludo che se tu hai gente come Palacio, perché tu avevi parlato del modulo, lui è partito con questa idea perché ti può dare più qualità e certo, più propositività in avanti e più pericolosità. Faglietti si è infortunato, per quello che sappiamo, quindi lui è tornato al 4-3 perché Palacio è arrivato in ritardo, era in ritardo di condizione. Palacio gioca titolare in questo momento. Attenzione, ma non è un concorrente di destro. Palacio è un giocatore che può giocare a 35 anni o in quella posizione o la posizione di destro, però secondo me può aiutare destro, cioè nel senso, giocando in quella lì, e poi ti dà molta più qualità, perché all'ultimo passaggio, alle verticalizzazioni, è un grande giocatore. E io credo che più gente di qualità metti in campo, più ti diverti. Ieri il Bologna secondo me è divertito per 70 minuti. Ha divertito tutti, Fabio. Questo Verdi secondo me a gennaio scatta di nuovo, a dicembre l'attacco, secondo attacco del Napoli, per portarcelo via. Proveranno un'altra volta a portarcelo via o riusciremo a tenerlo fino alla fine della stagione, perché ieri ha dato dimostrazione di avere delle qualità importanti, calza di destro e di sinistro. Ho sentito un commento anche di Tardelli, mi sembra, su Domenica Sportiva, che ha detto in Serie A dei giocatori come questo Verdi, destro e sinistro, calza e sinistro, nessun problema, non ce ne sono, non me ne viene in mente uno, quindi ce lo stanno caricando ancora di più. Quello che mi fa fa arrabbiare, perché non sanno cosa hanno in mano. È come uno che gioca a carte, che pesca la matta e non sa cosa farsi. No, lo sanno perché ce lo ciuffano. No, lascia stare il discorso. Per fare una squadra, tu dovevi avere dei punti fissi. Verdi, Di Francesco, purtroppo destro, dico purtroppo perché tanto è destro, è quel giocatore lì. Se destro era un buon giocatore, stava alla Roma e stava al Milan. Mi aveva messo in testa, è un giocatore, era proprio l'emblema, la primavera dell'Inter, del Milan, classe 90-91, era Balotelli e destro. Non ti dico cosa dicevano a Milano di quella coppia lì. Talento tanto, però strecca, poi alla fine non c'era niente di buono. Da migliorare la squadra era la difesa. Era la difesa. Perché tu sai, hai Maietta, che è l'unico giocatore vero, che però purtroppo ha i problemi che ha Maietta. È un giocatore di 35 anni che devi metterlo dentro il frigo. Lo metti dentro il frigo lunedì, lo tiri fuori, lo scongeli sabato. È vero, e lo devi far giocare sempre. Ma gli altri sono dei buoni da niente. E l'under, a parte la l'abolizione... Ma un giocatore giovane deve essere un complemento. Deve essere un complemento, deve essere aiutato. Cioè, allora, avevi Gastaldello, che è palesemente alla fine della carriera, l'ho visto giocare già due volte a Brescia. È un giocatore che si arrabatta in Serie B, può giocare, tira delle steche, che la metà basta. Ho visto una partita col Palermo, ha tirato quattro stecche a Coronado, che a momenti lo ammazza, quindi... Cioè, è un giocatore che non ha più il tempo. Serie A non può giocare. Ecco. E questi che hanno preso i due di due non ne fanno uno. Cioè, voglio dire, se tu, società, spendi 1,4, perché con le tasse diventano 1,4, 1,4 per uno, 1,4 per quell'altro. Io penso che se tu hai la disponibilità finanziaria di buttare via dei soldi così, ma vai a comprare un difensore, vado a comprare un difensore polacco, uno slovacco posso, che non ha posso niente interrompere, brutto, posso interrompere, scusami sì. Se ti interrompo. Allora, credo che tu stia parlando di Moyo Gonzalez, sì, che non sono scelte di Donadoni. Cioè, questo lo mettiamolo sì, chiaro. Io allora, lui voleva due giocatori, Rincon e Paletta. Allora io credo che se tu devi fare un quadriennale a due giocatori a 1,4 l'anno, prendi Paletta e sei a posto, perché lui si fida di Paletta. E sei già a posto, e se devi fare meno 10. Ma io è stata un'occasione che ha voluto prendere la società. Gonzalez era un giocatore che era nel ventaglio di nomi, tra questi nomi non c'era Paletta. E Donadoni ha scelto quello che gli hanno proposto, ma lui... Poi in realtà voleva Paletta e Rincon. Ma... Purtroppo Rincon e Paletta non potevano arrivare perché costano tanto, certo, per in questo momento per la società. Ma non è vero. Cioè, No, dico, alla fine, per le tasche di Saputo costa poco anche Messi. Il problema è che, per come ce la stanno spiegando, prendere Rincon a 8 milioni, questa società in questo momento non lo prende. Ma non lo devi chiedere a me, lo devi chiedere a loro. Li ha spesi, li ha cacciati in eccesso?
È questo che io contesto. Cioè, allora io tengo la squadra che avevo, prendo Palacio, visto che l'hai preso a parametro zero, hai fatto il colpo e Poli a parametro zero, hai fatto i due colpi dei parametri zero, sono due colpi questi giocatori qua. Quelli sono due colpi. Allora, io ti ho spiegato la dinamica di mercato come è andata. Io sono d'accordo. Io dico, sono a meno 10, perché il Bologna è a meno 10 con la campagna acquisti, perché ha venduto a niente, e non ha venduto, preso niente, ha venduto solo i contratti. Io ho 10, voglio fare meno 10, prendo Rincon, lo prendo subito e poi gli dico, ascolta, ti faccio un contratto di 5 anni, vedi che Rincon viene qua, visto che ho la forza di fare il contratto di 5 anni. E ti mando anche in Canada. Allora, con Rincon ti dico subito, ti tengo qui due anni, quella poi... sbaggiuzza che c'è a metà campo, quella bella sbaggiuzzona che c'è, al miglior offerente, e mi tengo il generale, come lo chiamo lì, che è quello veramente negli spogliatoi, una roba come ha fatto De Maio non esiste, perché Rincon t'ammazza. Cioè io ho saputo ti di cosa... l'orecchio. No, se fai una roba così come ha fatto De Maio, che si presenta, che il signor nessuno, il super broccone, che si permette di dire, ma come, non sono entrato a titolare, ma come, sei un brocco mai visto? Ma ringrazia che ti ha dato il contratto. E dei soldi. Ma queste sono cose folli di una società che va... E per quello che io dico, questo qui, se per me si è reso conto che già lo stanno nasando. Mi sembra il Moratti dei primi tempi. Lui si sente nasato. No, te lo dico si io. Si sente nasato. Il Moratti dei primi tempi. Io seguivo l'Inter. Ti dico che cosa gli hanno fatto comprare. Il signor Lippi, il tanto decantato Lippi, la campagna acquisti di Lippi all'Inter, fu una roba da inchiesta. Gli fece comprare Cyril Domoreau, che è andato in galera in Africa, lo andò a prendere Facchetti. Comprò Georgatos a una cifra pazzesca. Ventola a una cifra che non si poteva neanche dire, gli aveva comprato Paolo Sosa a una cifra con un contratto che aveva già finito di giocare da un anno alla Juventus, che era, gli avevano scalato il contachilometri tre volte. Sì, questo è saputo, sta facendo alla fine in più in piccolo. Speriamo di Moratti. No, lo so, ma Ventola l'avevano preso perché mancava il condizionatore. Battuta, un applauso. Era giusto per sdrammatizzare tutta la situazione. È famosa per le battute. Lo so. Ma io ti vorrei rispondere su Verdi. Io mi guardo là, vuoi parlare? Se mi permetti, perché su Verdi, giustamente, tu hai detto subito una cosa giusta, ma permettimi anche di partire da lontano. Io sono convintissimo, anche se nel calcio col senno di poi non vai da nessuna parte, che la scorsa stagione, se ci togli... diciamo le stronzate tra virgolette che ha fatto Casaldello, che ci ha tolto tre punti, e l'infortunio di Verdi, probabilmente questa squadra avrebbe fatto quei 3-4 punti in più, e la VAR minimo, anche 5 minimo. Con la VAR il VAR. Guarda, avevo pensato anche 5, però pensare dalla parte del bottone, almeno quei 3-4 punti in più, capito, li avrebbe fatti condizionale, sicuramente. Ecco, certo, ci vuole sì, certo. Non lo sai. Non lo so, vabbè. Io ti ho detto col senno di poi, certo. Perché questo è scontato. Verdi è stato sfortunato, perché il Verdi che abbiamo visto nelle prime 10 giornate di campionato l'anno scorso era veramente in palla. Ha fatto fatica a recuperato dall'infortunio. Nella partita di ieri è sembrato di averlo rivisto come ai primi tempi. Allora, se Verdi torna ad essere quello delle prime 10 giornate della scorsa stagione, sicuramente... è un giocatore ambito anche da altre squadre. È ovvio che, tendo a dire, dovrà recuperare al 100%. Ieri, anche ieri, ha avuto certi momenti che si è un pochino adagiato, però indubbiamente di fronte avevi poi il Napoli, che abbiamo detto è una squadra che è. Abbiamo dei messaggi da leggere che voglio sentire, esatto. Fabrizio. Poi sì, per Luca Nigro ti chiedono, oltre agli errori di Mirante e Pulgar, cosa ne pensi di Di Francesco, che ho visto un po' sottotono, è Francesco che ti scrive, poi ci fanno i complimenti Luciano Manzalini che ci sta seguendo e anche Steba Cileri, complimenti Valentina per il vestito, sempre bellissima, e un bacione a tutti voi, anche a Ciaccio. Forza Spal e Bologna. Forza Spal e Bologna. Prima di andare da Nigro, Fabrizio, allora, tanto la prossima partita è con la Fiorentina. Usciamo di sabato dalla partita col Napoli un po' con le ossa rotte anche psicologicamente, perché abbiamo creduto di aver fatto una partita incredibile fino a un certo punto, poi come abbiamo sentito da vari punti di vista sembra quasi che c'è della situazione negativa, però
portiamoci la parte positiva della partita. Sicuramente De Maio, Pulgar, uno dei due staranno a sedere, se non tutti e due, potrebbero esserci qualche novità. Come si va in questi casi a giocare a Firenze? Da calciatore in questo momento esci da una partita del genere, ne affronti subito una difficile, perché poi dopo c'è l'Inter, se non sbaglio. Sono sicuro che Donadoni intanto partirà dalle cose buone che il Bologna ha fatto, perché partirà da lì. Quindi le cose negative, secondo me, martedì lui le ha già messe da parte. De Maio probabilmente farà più fatica a giocare da qui in avanti, se è vero quello che è successo. E secondo me il Bologna deve partire invece con un buon spirito, perché la differenza l'hanno fatti i giocatori del Napoli. C'è poco da fare. Se tu sei Brian De Palma e invece che De Niro hai me come attore, sicuramente il film non viene uguale. Quindi il problema è che il Napoli ha dei giocatori che sono sopra la media. Ieri la differenza è lì. Cioè il Bologna l'atteggiamento è stato buonissimo. Quindi lì. Va bene così, parti da lì, vai a Firenze con una squadra che, aspetta, veniva da due sconfitte, ha battuto il Verona, che secondo me insieme al Benevento è la squadra che va giù sicuro. Quindi mi espongo, se c'è qualche veronese mi dispiace, è un mio parere tecnico, non è nient'altro. Quindi non è una partita attendibile quella di ieri. Per me andiamo a Firenze, bisogna subito partire con la testa giusta, finito. Poi te la giochi. Finito. Perché loro non sono invincibili come magari potevano essere, che non lo sono mai stati. Qualche tempo fa, prima di sentire Luca dare risposta al messaggio, Dennis, che prima, se no dopo ti lascio andare. No. Allora, questa prossima evento, allora. Questo prossimo evento, che dalla regia adesso partirà anche qualche filmato. Sì, dovremmo avere un filmato, questo è il quinto anno, quindi è il quinto anno di questo evento che noi facciamo per l'associazione Bimbo Tu. E sarà domenica 17, la partenza da Casalecchio alle ore 9.30 con il nostro solito giro, per poi finire intorno alle 13 all'ospedale Bellaria di Bologna, dove andremo a fare visita ai bambini ricoverati in reparto e dove porteremo, come di consueto, una moto in reparto per i bambini che non possono scendere e tutte le moto a far vedere al di fuori per quelli che invece possono farlo, e faremo qualche giretto con chi potrà farlo e per passare una giornata insieme, cercare di portare un po' di allegria a loro che invece hanno un po' più sfortune di noi. Diciamo che Bimbo Tu, se non vado errato, è sempre quell'associazione comunque che anche negli ultras, la curva. Sì, esatto, collabora anche tantissimo. Collaborano molto, esatto. La curva rosso-blu, sono queste associazioni che comunque, ecco, intanto ci sono le immagini. Qua c'è qualche immagine. Di tutte le loro moto, che sfrecciano, moto preparate esclusivamente da te. Ce n'era una bellissima in parcheggio. Era sì. Su. Ma devi vedere che robe c'hanno là. Io ho visto, ma quella non era male. Quella non era male. Non è come quella del mio collega, che il mio collega spinge. Sì. Il mio collega c'ha un'Harley che quando la mette lì davanti, ma riesce, dice lei, perché ha un'Harley veramente, lui ha speso una cifra importante, l'ha modificata, molto bella. Ma non è che l'ha fatta da lui? No. Non te lo so dire, però lui so che quando veniva faceva occhio, anche quando la metteva lì davanti c'era... Solo la gente che si fermava a vederla, perché... Ma andate a fare un giro, ecco, qui ci sono ancora delle moto, andate a fare un giro in garage da lui a vedere che roba c'è. Io ho visto delle moto incredibili. Siete un folto gruppo poi, perché come... Sì, l'anno scorso eravamo più di 300. Mamma mia. E quest'anno speriamo di fare altrettanto. Ovviamente è aperto a qualsiasi tipo di moto, quindi non solo anche moto americane. Non ci credo. Per beneficenza è aperto a tutti. Ah, ok. Anche alle biciclette. Ma guarda che belle, guarda che belle. Queste sono quelle che sono opere d'arte, le Harley. Opere d'arte. Infatti, là da lui ho visto delle vere e proprie opere d'arte. Sì. Io poi se vado al bar di fianco... Se possiamo capire un po' di più, cioè il solito giro cosa intendi? Cioè allora, fate il tour della normalmente città? Normalmente il tour della giornata è... Allora, partiamo da Casalecchio, il giro è suddiviso in due parti, quindi il primo di una cinquantina di chilometri, in moto ovviamente, perfetto, sui colli scendiamo, e quest'anno faremo un aperitivo che faremo in centro a San Lazzaro, nella casa famiglia della Bimbo Tu, cioè quella struttura che abbiamo aiutato l'anno scorso a prendere dal comune, nella quale ospitano tutti i genitori dei bambini che sono ricoverati. Dove si trova San Lazzaro? Praticamente è vicino alla piazza, adesso via Piazza Bracci. Piazza Bracci, perfetto. Perché io quello non Betti preparatissimo. No, perché diamo dei punti di riferimento. Esatto. Da lì ripartiamo. Perché stai lì. E quindi ci vedremo domenica mattina.
e da lì ripartiamo per poi finire intorno alle 13 lì all'ospedale. All'ospedale, benissimo. Sì. Da lì dopo auguriamoci che il tempo tenga, perché insomma sono delle belle iniziative. Ormai qui siamo tutti dei tutti guardiamo i siti, bene o male, ci sbagliano poi di poco. Qui è proprio quando abbiamo portato la moto in reparto. Allora auguriamoci, oltre alle moto, l'esercito dei selfie, vero? Tutti, ci auguriamo tutti, perché comunque sono iniziative importanti, i bambini lo sappiamo tutti, poi abbiamo visto anche quello che è successo in questi giorni, quando si vedono delle immagini di bambini, dopo uno non ce la fa. Io ad esempio devo cambiare canale, non riesco più a guardare certe cose. No, sono meritevoli, perché tutte queste associazioni, io per un po' ho fatto qualcosa per AGIOP, poi purtroppo non riuscivo ad affrontarla, perché sinceramente arrivavo a casa con... Cioè, mi ammalavo io. Ah, beh, come andarli dentro. Dentro, purtroppo, guarda con la moto. Delle realtà che qui devi veramente avere una forza d'animo tanta. I bambini vanno giù di testa, si divertiranno come dei matti. Un ragazzino come Pulgar ci starebbe bene. Per i bambini, per i genitori. Fare qualche lezioncina da queste parti. Pulgar dovrebbe fare un mese all'AGIOP, come feci io, che l'AGIOP veramente ti viene il magone, perché lì ci sono proprio quelli anche... neonati che fanno tecchemio terrificante, ecco lì forse gli passerebbero un po' di grilli per la testa, da lì un po' di lavori socialmente utili, da lì si capirebbe veramente, si capisce veramente, hai la fortuna di fare un mestiere tra virgolette pagato, cioè voglio dire strapagato. Cioè di fare anche gesti così. Quello che augurerei anche a Veronica di fare fra qualche tempo, dopo che si è laureata, dopo che ha fatto tutto quello che doveva fare, chissà, perché so che vai a fare anche sfilate, hai fatto un po' di tutto, hai partecipato a Miss Italia. Sì. Nel 2015 mi sono classificata nelle 60 finaliste a Jesolo e dopo da lì ho iniziato a fare diverse sfilate, e come poco tempo fa ho fatto la sfilata più importante di Ferrara, la moda in Castello, i tre punti di Comacchio. Però poi... quindi ti sei dato da fare. Sì, diciamo. Beh, adesso ti posso dirti una cosa. Sì. Per quel poco che posso capire io, della Miss Italia che hanno letto quest'anno, non c'è paragone. Non c'è paragone. Grazie. Ma quella che è arrivata seconda, tra le altre quella cose, che Naviga. Arrivata seconda, Naviga, Gaetano Federici. Però di quella che... Affetta. Bellissimo viso, tutto quello che vuoi, ma ecco, fisicamente... Ecco, questa intanto è lei, guarda mo. Sì. 10-0, fisicamente bravo Betti, un applauso per questa dichiarazione. Quell'altra probabilmente c'ha un viso che spacca, perché è un viso teutonico, occhi chiari, però fermiamo lì. Tanto quando inquadravano in basso non ci siamo. No. Ah, ti sei guardato tutta... Allora guarda, sono andato a casa di un amico perché cucina benissimo. La cosa dice, tu porti il vino, io faccio da mangiare. E io porto il vino bianco, rosso, rosato, tutto quanto. Io convinto di mangiare del pesce, lui cucina il pesce divinamente. Comincia a accendere la televisione, le mogli, cosa che guardiamo? Non c'è la partita perché la Sampdoria Roma era stata rinviata, c'è un film, qualcosa. Ma mettiamo, c'era Miss Italia. Poi dico, vabbè, durerà un'ora, un'ora e mezza. Tocca. È finita all'1 e un quarto. Tutte le guardate. Tutte. Per forza, se volevo andare a casa. Cioè, o mi dividevo, mi sono diviso una volta e ho pagato 500 euro un divorzio, ma mi è andata fatta bene la prima volta. Secondo roba, questo 500 euro poca roba. Quello è il massimo, cioè, ti è andata benissimo. Quella di lusso. Allora dico, no, sto qua all'1 e un quarto, è finita e mi sono visto tutte queste qua. Ma sì, la più bella in assoluto, divaghiamo, La più bella in assoluto era quella di colore. Però chiaramente ho detto, non può vincere perché... Era quella beige, non proprio di colore, era ambrata, era molto bella. Beige. Non era offensiva, era sono quelle creole, cioè bellissimo. Appena un po' tipo me. Quella nuance. Statuario, ho detto, però è un'italiana acquisita. È brutto dirla, vabbè, è nata ma anche in Italia. La Mendez, scusami, vinse ed era... Dopo, è stato un caso la Mendez. Ci furono un po' dopo di polemiche. Io l'ho vista un attimo, ma credo che sia cambiata la formula quest'anno, l'ho fatto tutto in un giorno. Quindi l'avete visto tra l'altro tutti io, alla fine. Tra l'altro io 2 anni consecutivi, questo tu non lo sai, ma io 2 anni consecutivi ho fatto il giurato per Miss Sicilia, perché sono siciliano, quindi... Infatti c'era una siciliana che io avevo fatto le scommesse. No, quest'anno non l'ho fatta. Io faccio sempre le scommesse. No, lo scorso anno era sì. Qua, ha detto, ma non scommettiamo perché le altre tre anni avevo sempre vinto. Avevo preso chi arrivava nelle prime due. Allora facciamo le scommesse e vediamo tutte, non avevo visto niente.
c'era Miss Sicilia che si chiama Passalacqua, era devastante. Si chiama? Passalacqua. Era la favoritissima. Sì, vabbè, ma è un cognome siciliano. Di una bellezza fastidiosa quasi. Mora, alta fisicamente come lei, bella proprio. Mi sembrava un po' Nadia Bengala, la vecchia... Sì. La vecchia Miss Italia di una volta. Sì, ma tu ne sei a pacchi di questa roba qua. No, adesso, cioè, facciamo una puntata su Miss Italia, ne parli due ore. Eliminata, nei primi minuti, cinque eliminata. C'è stato, infatti, fischiava la gente, fischiava. Perché, oh, sono stato lì fino a un quarto. Guarda. E avrei scommesso che non vince. Ho detto, la Lera non vince. No. Non vince perché per mille motivi, non vince. Quindi per scrematura no, rimaneva. Però no. Spieghiamo una cosa, no? È giusto parlare di Miss Italia, perché comunque sostanzialmente le verine così sono molto vicine ai calciatori. Sì. Cioè, solo per quello ne parliamo. Ma quella no, vabbè. Questa qua. Noi non abbiamo un argomento fisso. Noi possiamo parlare di quello scherzando. Che vogliamo. Questa che ha vinto, ha messo un bellissimo poter. Viso. Però fisicamente ci ha detto no, dai, non scherziamo. Poi non dopo, scherziamo, quindi... Non scherziamo, però cioè lei... Ha guardata bene. Cioè, poi è chiaro che io non so quelle sono le dinamiche che fanno vincere quello o quell'altro, chi sponsor ci sono dietro, vabbè, non si può sapere, però lei non era... Ma a tu, Veronica, ti piacerebbe nell'ambito, diciamo, nell'ambito dello spettacolo, cosa ti piacerebbe fare? Beh, diciamo, sia in TV, nel mondo dello spettacolo, come magari anche attrice, fare delle fiction. Quello mi piacerebbe anche a me, però. No, devo dire che di tutte le ragazze che ho conosciuto ultimamente, che sono tutte qua a trovarci, tu parli abbastanza, quindi magari questa cosa sì. Che parli, che sei loquace, che sai anche l'inglese, ti potrà sicuramente... Come faccio? Scusa, se vuole fare l'attrice non parla, siccome non è nata nel 1890, no, quando c'era il cinema muto, che però se non parla non può fare l'attrice, però molte, il cinema muto era all'inizio del Novecento, quindi deve parlare per forza. No, perché Luca ti spiega... No, lo so quello che vuoi dire tu, era una battuta... Se vuoi fare l'attrice, poi... Cioè, invece lei si vuota già. Sicuramente bisogna avere uno studio dietro, però. E bisogna essere nati anche un po', perché lo studio sì, aiuta, ovviamente. Per essere portati. Ma già parlare benissimo l'inglese. Però ti aiuta. È una gran base. Vedremo. Aiuta. Fabrizio, a proposito che stiamo parlando di. Siamo nel momento, ci siamo staccati dal calcio. Dalla regia dovrebbero essere pronte due foto, due immagini che mi devi spiegare poi di che cosa si tratta. Visto che la parte artistica che c'è dentro di te è esplosa in maniera esponenziale, qui i quadri ne vediamo appunto un paio, ma ce ne sono veramente tanti. Quando dalla regia Massimiliano Mingotti ci fa vedere queste due locandine, di cosa si tratta? Si tratta che niente, hanno selezionato tre miei quadri che andranno alla prima Biennale Internazionale di Ascoli. Ah, ecco, quindi, intanto si vede prima la locandina. Sicuramente è una soddisfazione, è un percorso, quindi. Si comincia ad andare un po' in giro anche per l'Italia e quindi è per selezione, hanno trovato dei quadri che gli piacevano, mi hanno contattato e io ho detto va bene. Ah, si va per selezione, quindi sono loro che... Comunque complimenti. Sicuramente perché non è che, cioè, non è che chiunque può dare sport. Da calciatore a pittore, guarda che è un bel salto. A me piace molto questo qua dietro. Ma cosa ti sembra te a colpo d'occhio? Dimmi cosa ti sembra. Grande, manata. Vedi? E due. E oggi poi l'11 settembre. Sì, 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 sì. Tu, Luca, cosa ti sembra? Dai l'idea di Manhattan. Anche la giornata data per ricordarlo, no? E anche la giornata data. Io è stato un caso, perché l'ho preparato venerdì e sabato, l'ho incartato invece e volevo portare questo. E oggi è l'11 settembre. Ma infatti non sì. Non le cose fatte. Se, delle volte le cose non capitano però, per caso, però, evidentemente. Esatto. No, quando in macchina da San Donato arrivi verso Bologna c'è questa... Cioè, praticamente quello è il grattacielo di via Casini? È un pomeriggio d'ottobre. Quello d'ottobre. È l'Unipol, credo. Dalla visione. È l'Unipol. Sembra. Io non copio. Bosco. Vedo i posti e poi li riporto. Beh, lì sono le torri della fiera. Io, sai che io prendo i pezzi di legno e i pezzi di plastica che trovo e dipingo sulle cose riciclate. Quindi... Però colpo d'occhio sembra Manhattan. Sì, sembra, sì. Beh. Perché ci sono le due, la fiera, quella lì, la fiera. Potrebbe essere la fiera, esatto, sì. Però è un caso, sono contento perché è l'11 settembre, ma non l'ho fatto apposta, cioè non sì, l'11 settembre che è quella data sì. Che è rimasta impressa. Cioè, anche non la ricordiamo, è lo stesso, però. 2001, 16 anni. 2001, 16 anni, sì. Sembra ieri, sono passati esatto. 16 anni da quei due aerei incredibili che sono entrati. No, è cambiato il mondo, anche se non tutti sì. Dicono così, ma è... No, è cambiato veramente, in tutto e per tutto. E poi forse non si sa... Perché qui i cambiamenti ogni giorno. Oggi ho sentito la dichiarazione dello psicopatico, là, quello che lancia i missili, anche quella dichiarazione lì ha lasciato un po' un attimo.
Ecco, qui c'è un altro, questo invece, anche questo qui. Questo sì. Qui è la presentazione del come si chiama, del catalogo, e quello è un mio quadro e di fianco c'è il nome, quindi mi hanno già inviato questa cosa qua ieri, quindi per questo che ho dato l'ufficialità oggi, perché dovevo aspettare questa cosa qua. Lo stile che attui tu come si chiama? Perdona, io dipingo la natura, il vento, la natura, questo è un quadro che... Cioè tu vedi una cosa... fermo, ma in realtà non è fermo. Non è fermo, tu vedi una... infatti non sembra fermo. Il vento è, diciamo, la mia dinamica particolare. Poi uso solo degli smalti e quindi sono dei colori particolari. Vedi che c'è il colore è in sovrapposizione. E quindi... però diciamo che io quello che vedo dipingo. Non copio, ho copiato tanto a scuola che ormai non copio più, non mi piace. Quello che vedo dipingo e lo riporto. Questo è molto bello, devo dire, farti i complimenti. Grazie. No, veramente bello, è particolare, da un'idea, ti accende l'immaginazione su tante cose, sicuramente può dare adito a tante... Interpretabile. È interpretabile. Comunque, tante cose sono interpretabili e noi continuiamo subito dopo la pubblicità a parlarne, soprattutto della partita che verrà, perché quella che c'è stata ci è rimasta tutti un po' qua e ci verrebbe da... No, state lì e arriviamo subito, non vi muovete... da87.com. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle, tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. Dal 1957 a Bologna Fiat si dice Maresca e Fiorentino. Da 60 anni la concessionaria di riferimento Fiat della città, nata dalla passione per le quattro ruote made in Italy. Veicoli Fiat, Fiat Professional, Abarth, le strepitose occasioni del Mirafiori Outlet con usato e chilometro zero garantiti. Assistenza e dotazione di ricambi originali Mopar. Maresca e Fiorentino è a Bologna, Borgo Panigale, via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 64 19 801. Da tre generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. Sempre insieme a noi, le tue canzoni che si fanno ricordare, Radio Italia anni 60. Eccoci, siamo in diretta, abbiamo letto un po' di messaggi, dopo cerchiamo di rispondere. Valentina, allora, la serie sì. D... Non è andata molto bene, abbiamo detto già con il Sasso, sia con l'Imolese che con il Mezzolara, sono uscite 3 sconfitte, partiamo dal Sasso direi. Sasso Sporting Triestina, questo Sasso sconfitto al 93esimo con un rigore dubbio che ha creato un po' di polemiche. Diciamo che la partita nel primo quarto d'ora è stata molto, insomma, le squadre sono studiate, poi è arrivato l'assolo avversario, quindi l'1-0 degli ospiti.
L'1-1 è stato portato da Benatti con, come puoi vedere anche tu qua, dall'azione gol, è stata una bellissima staffilata dalla distanza e gol nel set per l'1-1 e nel finale al 93esimo appunto la sconfitta beffa. Un rigore dubbio ha creato un po' di polemica e diciamo che era più giusto il pareggio. Ha perso anche l'Imolese e ricordiamo invece il Mezzolara contro la squadra del Perugia, 1-0 per il Villa Biagio, Mezzolara che ha avuto l'occasione per passare in vantaggio, ma come si dice, gol sbagliato, gol subito, ha preso proprio il gol dagli Umbri e non c'è stata più partita. Diciamo che questa è stata l'unica occasione gol che hanno avuto i giocatori del Perugia e purtroppo un 1-0 che rimane un po' qui sul groppone. Ha perso anche l'Imolese, invece ha fatto molto bene, come ricordavamo all'inizio della puntata, il Bologna Primavera contro la Juventus. Diciamo che a tutto campo veramente ha dominato l'avversario, la squadra di Vinovo non è stata quasi mai in partita, forse solamente nel finale, infatti anche il loro mister si è un po' lamentato, diciamo che sono indietro con la preparazione i bianconeri, invece molto contento il nostro mister Troisi che ha fatto i complimenti ai suoi, però ovviamente devono rimanere sul pezzo. Sono preoccupatissimo per la preparazione. Molto, tutti preoccupati. Sono contento invece finalmente che l'Inter si è candidata come terza squadra ad andare a rompere le uova nel paniere a quelle due là davanti, ci sta provando perlomeno. Esatto. La Sampdoria non ha giocato. Gli altri anni 9 punti in 3 partite non ce li aveva, il gol di ieri di lui là ha fatto una pera devastante. Sì, l'ho visto giocare l'Inter 3 volte già. Meglio di altri. Meglio. Meglio. Chiaramente meglio. C'è un allenatore, adesso c'è un allenatore. Poi c'è ecco l'Inter è una squadra muscolare, cioè fanno veramente impressione. Quando entrano in campo sono tutti alti, tutti grossi. E quello non c'è un gran talento. Però, se tu togli Perisic, che è buono un che bel è buono, buono. João Mario che ha giocato una buona partita, ma è un giocatore che va un po' a intermittenza. E Icardi, chiaramente Icardi è un centravanti, vero? Gli forse altri l'unico sono in tutta Italia. Gente medio-alta, ma non c'è il giocatore che può. Però hanno un allenatore. No, allenatore giusto, Fabri. Con l'allenatore hanno preso un gran. Hanno preso. Che io non lo conoscevo neanche questo giocatore qua. Lo stopper Skriniar. Questo fa della legna, ma legna. Ecco, lo stopper, ecco quello. Quelli che ti piacciono a te, quelli brutti. Che piacciono a me, brutti, sporchi e cattivo. Per me questo mangia anche dell'aria perché gli vanno tutti lontani. Cioè, è uno di quelli fa delle entrate proprio da. Poi non ti chiede neanche scusa. Così deve essere il vero stopper. Cioè, già, io ho già quelli che fanno le entrate che chiedono scusa, prima che ancora, che devono ancora rialzare, sono già lì che chiedono scusa. No, questo fa le entrate. A me scusa non me lo chiedevano mai. Quindi è vero, lui ha giocato centravanti una vita con degli animali. Sai che cosa? A me scusa non me lo chiedevano mai. Comunque, no, guarda, ieri ho visto una scena però, hanno tolto i due centrali in mezzo al campo, quindi João Mario e l'altro era Gagliardini, mi sembra. Sì, Gagliardini. Sono dentro Vecino e Brozovic. Scusatemi, Brozovic, altro giocatore scusatemi che mi piace perché un mi bel sembra po'. Che il livello tecnico è migliorato, sia dai. Piuttosto è alto. Ecco, io quel mister che ne capisce sa anche come fare i cambi. Il mister capisce, la difesa ancora un po' balla perché il terzino che hanno preso lì, adesso magari è appena arrivato, questo D'Albert, come si chiama, difende un po' con l'ipnosi, perché ha subito Lazzari, un giocatore che viene dalla Serie D, però è una squadra migliorata, sicuramente, non penso che lotti per lo scudetto. Fabio e poi Luca. Fabio, secondo te allora la Juve anche quest'anno vincerà ovviamente tutto, anche la Champions? Ma no, non ne sono convinto, sicuramente il Napoli, il fatto che non ha cambiato moltissimo, anzi non ha cambiato sostanzialmente, secondo me è avvantaggiata. Indubbiamente la Juventus è comunque sempre la squadra da temere. L'Inter però secondo me quest'anno non lo puoi nascondere. E la Lazio. E anche la Lazio. A me piace molto la Lazio perché quatta ha fatto un buon lavoro e a me piace molto Simone Inzaghi come allenatore. Luca, è il Milan che ha comprato 600 milioni di euro di giocatori. Così, delle prime 4 squadre, dopo devi rispondere anche al messaggio. Cioè, messo. La Lazio gli ha dato una lezione di calcio, come hanno detto tutti, quindi per dar fastidio alle prime due, sicuramente per adesso quello che ha dimostrato il campionato, Lazio e Inter. Ma innanzitutto io spero che si torni alla fine degli anni 90, quando c'erano 7 squadre che lottano per lo scudetto, perché adesso ormai in Italia infatti il calcio è diventato monotono e uno poi si scoccia anche ad andare ad assistere a questo campionato, uno poi va all'estero e va a cercare qualcosa di diverso oppure va a ricercare qualche altro sport. Insomma, la Juventus ha fatto un monologo di tutti questi anni, brava la Juve come società, quello che vuoi, però c'era il nulla cosmico dietro. Sì. Adesso finalmente il Napoli, come giustamente ha detto Fabio, secondo me è stata la regina del mercato il Napoli, perché ha
praticamente riconfermato tutti i migliori, non la faceva da anni De Laurentiis, 2 anni fa vendette Higuain, quindi insomma io credo che il Napoli fosse un po' la rosa corta, ma perché è Sarri di mentalità che è la rosa corta, lui non si fida di quei 14-15. Però mi chiedevi del Milan, ma io sono di fede rossonera, ma non sono come i 10 milioni o 8 milioni di tifosi milanisti che erano convinti che questa squadra potesse fare bene. Io capisco, io nel calcio purtroppo non c'è riconoscenza, è incredibile. La Juventus quest'anno magari arriverà a quinta e uscirà ai gironi e la contesteranno. E si dimenticheranno di tutto quello che ha fatto negli ultimi 6 anni, perché ha fatto veramente delle grandi cose la Juventus, soprattutto in Europa. Poi ha perso con 2 squadre che erano molto più forti della Juve, non poteva farci nulla. Il Milan veniva da anni bellissimi, aveva visto il buio con Farina, è arrivato Berlusconi, anni bellissimi, anni bui, perché ormai Berlusconi, ma più che altro i figli, non volevano più che mettesse dei soldi e quindi doveva vendere. Sono arrivati questi, chi sono questi qua? Io ancora lo devo capire chi sono questi qua. Chi li ancora, ha visti? Perché io, vedi, Zhang lo conosco, cioè sappiamo chi è Zhang, no? Sappiamo chi è Gioia Saputo, lo sappiamo. Loro chi sono? Io conosco Fassone, sì, Mirabelli era a Cosenza, sì, poi si è messo a fare l'osservatore dell'Inter, ok, ma loro chi sono? Quindi, sai, poi quando Fassone... Molto misterioso quest'anno. Fassone, sì, certo, parla, le fideiussioni, non sapete, noi abbiamo fatto l'aumento di capitale, abbiamo fatto 32 milioni, 56, tutti i numeri bellissimi, però poi quando non riesci a trovare una fideiussione bancaria per gli acquisti di Biglia e Bonucci e stai 15 giorni, e allora che cosa, perché ricordo che quando la società va a prendere i soldi, ricordo che il Milan in questo momento per 180 milioni ha un debito con l'agenzia Elliott, che è un fondo di investimento americano. In questo momento, se loro non rientrano di questo debito, il Milan passerà a questo fondo. Però la campagna acquista del Milan è sontuosa a livello economico, però qualitativamente, insomma, ne vogliamo parlare? No, ma prima cosa, insomma, secondo me fa fatica a lottare per il quarto posto, e l'ha dimostrato ieri la Lazio, che è un grande allenatore, sono d'accordo con Fabio, e ha preso dei giocatori, Lucas Leiva, bene, perché poi ha venduto, ma ha preso giocatori, Nanino lo so, adesso lo vediamo perché è abbastanza avanti con l'età, ha preso un giocatore, Luis Alberto, favoloso, che io l'ho visto giocare già in Supercoppa, ho detto questo qui è fortissimo, ieri quello ha fatto, è forte un bel po'. E poi è Immobile. Ma anche Nani, anche se ha degli anni, ma è uno che è un giocatore. Comunque, io spero che l'Inter, ma ben venga che ci sia l'Inter, a parte che non fa le coppe, quindi questo quello poi è un grande allenatore. Io sono d'accordo con voi, non fa le coppe, e questo già è un vantaggio. E ben venga che ci sia l'Inter, ma magari la Lazio, esatto, che lottano l'Inter fino all'ultima giornata e si vede un campionato finalmente equilibrato e bello. No, voglio solo aprire una parentesi, te la chiudo subito. Purtroppo i fondi di investimento stanno venendo avanti brutalmente, dico, perché nel calcio stanno sfondando di brutto. Anche a Genova c'è un fondo di investimento con dietro questo uomo, il bolognese Gavelli, si chiama? Non lo so. Allora, perché non lo sapesse, il fondo Elliott, mi occupo un po' di finanze, ma sono tutti punti il fondo Elliott è il fondo che ha fatto fallire l'Argentina. Questi prestano i soldi a Strozzo. Strozzus è il fondo Elliott, sai quella parola che faceva, quelli che prestavano i soldi, facevano la pubblicità, e poi mai dire gol faceva la tutti prestano i soldi a Strozzo, poi c'è chi più o meno legalizzato, ma anche questo, le banche prestano i soldi a Strozzo, allora diciamo hanno prestato soldi al 13,5% di tasso, sì, no, sei al Strozzo, siamo in d'accordo. Italia sarebbe Strozzo, quindi poi è chiaro, loro avranno fatto i loro conti e quant'altro. Io non è che auguro a nessuno di andare male, perché ma è lungo, però spiegare diciamo la situazione del Milan è lunga. La realtà dei grossi punti interrogativi. La realtà dei fatti è che su 6-7 squadre di Serie A ci sono fondi sopra che stanno provando a coprarle, per adesso male che vada toccheranno il fondo. Da questo punto di vista il Bologna è fortunato, perché Bologna è fortunato, un proprietario importante che... Però prima di io volevo parlare un attimo di una cosa, volevo parlare un attimo di basket, perché io ho visto una bomba da 100 metri di Gallinari, mi ha un attimo, di Bellinelli, mi ha un attimo riacceso. Fabrizio, allora, questo weekend c'è stata una partita, ce ne saranno delle altre. Molto importante, sì, l'Italia sta andando benissimo, è un gruppo forte, anche se abbiamo la panchina corta, come ho detto l'altro lunedì. Hanno fatto una partita eccellente, secondo me hanno meritato tantissimo. Domani l'altro c'è la Serbia. Serve la squadra più forte. C'hanno un giocatore, Bogdanovic, che
È da inchiesta, come dice Ivano. È lungo, un bel po'. È molto bravo e quindi sarà difficile limitarlo. Però limitando quello, come ha detto Messina, secondo me l'Italia in questo momento è una squadra che si sta aiutando molto. Hanno le mani calde, ecco, ho visto. Beh, certo, da Tom e Bellinelli sono i nostri... Bellinelli ha fatto una bomba da 100 metri. Diciamo che sono i nostri diamanti in questo momento, ecco, diciamo così. E mi espongo, se battiamo la Serbia, secondo me l'Italia va in finale, ce la possiamo giocare. Con la... Spagna. Perché la Lituania, la Spagna, la Serbia, ma la Spagna e la Lituania sono nuovo la Spagna. Ci sono tutti i quarti, non ce la possiamo fare. C'è Germania, Spagna, c'è Slovenia, Lettonia e poi dopo c'è Italia, Serbia e l'altra è Grecia, Russia. Allora, Slovenia, se fosse avesse un allenatore normale, visto che c'hanno Dio che gioca a pallacanestro, sì, è il nuovo Drazen Petrovic, forse anche più e meglio che Doncic. Doncic è Maradona della pallacanestro. Pensa a te. Questi hanno trovato un diamante nell'età media, perché la Slovenia dava poco ultimamente, però ce l'hanno loro e questo fa una differenza bestiale, perché è un giocatore che non si è mai visto un giocatore di 19 anni giocare così. Diciamo che oppure tutto... io l'ho visto Drazen Petrovic a Bologna come giocare se ne avesse 30, gioca come uno grande. Come ha detto il fratello di Drazen, l'ha detto, io l'ho visto un giocatore così. Ho visto mio fratello, ma mio fratello era un 94, questo è due metri abbondanti. C'è stata una dichiarazione oggi di Sasha Danilovic, il nostro ex stella anche della Virtus, che adesso è il presidente federale della pallacanestro Serbia, e ha detto che l'Italia è favorita, quindi avrà messo le mani avanti, perché gli mancano 4-5 giocatori, secondo lui, e ha detto che la carta in più è il mio amico Ettore Messina, che sicuramente ha dato input. Ma speriamo, più che altro, perché è un po' di anni che anche l'Italia avrebbe bisogno di un piazzamento interessante anche a livello europeo. Io credo però che un piazzamento interessante di questa nazionale in quelle 8 squadre lì sarebbe qualcosa di strepitoso, perché sono tutte forti. Considerando quello che... Cioè, sì, allora, però considerando che hai perso il bene. Giocatore numero uno, con quella scemenza che ha fatto, hai perso il giocatore numero uno, non solo, hai perso anche degli altri, perché anche Piacadori è un altro che si è fatto male, Pascolo è un altro che si è fatto male, e va bene, Messina è bravo a fare gruppo e questi legnano, randellano, perché puoi solo difendere con una squadra con due soli attaccanti. Devi solo difendere e difendere, non, anche prima di entrare in campo devi difendere. Ma Messina è bravo per quello, perché la Virtus più grande che io ho visto giocare è la Virtus che non ha vinto. Io mi ricordo l'anno prima che vincessero tutto, dove giocava Jurez Dos e col De Bella playmaker, dava dei 30, dei 40 a tutti. Io ho visto le partite finire con gli altri a 52, allora seguivo molto, a 48 anche in Eurolega. Poi è chiaro che era una squadra che aveva la rotazione che è limitata, quando c'è stato ad andare a stringere ha pagato dazio. Però era una squadra che difensivamente, io perché giocavo a pallacanestro, allora giocavo, cioè io sarei impazzito a giocare playmaker contro una difesa. Hai giocato te? 20 anni solo. Sì, ma che solo. Fino a che livello sei arrivato? Promozione. Vabbè. Avevi la mano calda? No, bussavo. Stavi sotto canestro, stavi in quella zona lì. Non avere neanche il fisico, cioè bussare. Okay, no, diciamo che allora Fabrizio abbiamo delle... ci danno qualche possibilità, qualche chance. Io sono più che altro ci gufano. No, no, ci sono. Dai, la squadra sta giocando. Bellinelli è formissimo. Non puoi dire che questo è andato il 110 e anche forse il 120%, perché quando tu c'hai Cousin sotto canestro e vai a giocartela con degli armadi mai visti, insomma, sì, infatti sono degli armadi questi, bisogna fare, organizzare la squadra per colmare queste lacune qui, perché poi dopo gli altri lo sanno che sono due giocatori in attacco, sono da Tom e Bellinelli e un po' Melli, e gli altri sono tutti contorno. È bello l'abbinamento, la Cousin contro gli armadi, Cousin l'arredamento battuta, bravo Campisi, è un giocatore che avrebbe fatto comodo la Fortitudo, che abbiamo provato a prendere, sarebbe stato illegale, solo che ha fatto un po' il furbo, sarebbe stato illegale la Fortitudo con Cousin, ma sei stati lì solo che non voleva venire in A2. Io due cose le direi dire, visto che sei sul basket. Cioè, il presidente della Virtus Basket, il presidente, quello che mette i soldi, Segafredo, il tanto vituperato Segafredo che qui a Bologna non hanno mai digerito, pronti via, ha preso un contrattone da Nababbo Aradori, un contrattone da Nababbo
Ah, Gentile. Sì, perché nel basket spende certo. Un po' meno, però. Un po' meno, ma è uno che poi ha messo 10 milioni di euro in una squadra di ciclismo. Io seguo anche il ciclismo, una gran squadra di ciclismo, Contador, quel genere. Uno che mette come secondo sponsor 10 milioni di euro nel ciclismo. Non è proprio uno che quando tutti hanno detto... Ah, beh, ma con questo cosa vorresti dire? Che comunque ha le carte in regola per provare a vincere. Ce le ha. Io ammetto, nonostante che è una squadra che non mi piace... No, io dico anche che, ritornando al Bologna, quelli che hanno detto che se fosse arrivato Zanetti sarebbe arrivato la tempesta, io non sono d'accordo, perché secondo me se arrivava Zanetti tutta quella frittura mista che è arrivata a Bologna con dei contratti da nababbo... Indubbiamente loro sicuramente sui conti sarebbero stati sul pezzo, sicuramente, perché poi sappiamo che diciamo il braccio destro di Zanetti che come la pensa a livello di conti. Però è vero, col senno di poi è facile dirlo adesso. No, io lo dico. Però ti ricordi come si è presentato Zanetti? Cioè, non sono Enrico Scemo. No. Cioè, la gente poi queste cose se le attacca. Per carità, sono d'accordo. Si è presentato malissimo, però. È uno che è il classico che si lascia, va a gusto, come si dice a Bologna. Ha visto che si può vincere e non è che si è tirato indietro subito per mettere. No, perché no, mettere 550.000 euro di ingaggio di un giocatore di pallacanestro è come pagare uno del calcio 2 milioni di euro. Perché la pallacanestro non ti dà indietro niente indietro. Il calcio ti dà una visibilità a livello... Lui sicuramente vuol vincere. 550 a Radore, un contratto da 500 è rotto. Però vi dico subito, l'altra parte della città, quella che conta, la Fortitudo, stiamo lavorando perché a Torre Verde c'è tutto pronto, si allenano, i giocatori vanno e vengono. Cousin, è vero che cambiano anche il nome, la chiameranno Torre Blu. No, la storia del nome, non hai detto qualcosa di sbagliato. Può succedere che cambieranno anche il nome, sicuramente cambieranno il nome. E ci sono tante novità, però per la parte della città, quella più grossa, quella bianco-blu, state lì che ci divertiremo, quest'anno ci sarà da divertirci. Però Fabrizio, mi dicevi, volevi chiedere a Dennis? Sì, perché lui, lui, visto che abbiamo uno che di moto se ne intende, sicuramente no. Secondo te, dammi il piazzamento finale del MotoGP di quest'anno. Il finale del MotoGP di quest'anno, quello che vorrei o quello che sarà? Quello che vorresti mi fa piacere, poi quello che sarà, dai. No, vabbè, quello che vorrei, dopo quello che è successo a Valentino, sicuramente direi che purtroppo sarà difficile che lui sarà nei primi. Per quello che ho visto anche domenica, se la moto va, Marquez è imprendibile. Non ce n'è perché insomma, non ci arriveremo con sta Ducati. È estremamente intelligente ed estremamente furbo. Perché la Ducati, la domanda è questa: non ce la fa la Ducati? La Ducati, Dovizioso ha fatto i miracoli. Dovizioso è lì ed è lì tutte le volte che qualcun altro manca, lui c'è. E quindi credo che abbia già fatto per quest'anno il miracolo. Vabbè, noi sogniamo comunque. Luca? Speriamo. Chi vince? Ma io non seguo i motori. Proprio non ti interessa, non ti piace, neanche a me dire. Lui va in bicicletta. È una questione personale, non li seguo. Quindi non... Nel basket ti sei innamorato un pochino di una parte piuttosto che dell'altra? No, perché non le segui. Io sono un democristiano. Quando, a Bologna, io sul basket sono un democristiano, perché vedo che c'è questa rivalità che avete, che ci sta. Il tuo collaboratore. Guarda, sono venuto a Bologna nel 99 e in quel periodo c'era una grande fortuna, una grande Virtus. Io infatti in quel periodo si viveva c'era veramente basket, il basket. E adesso insomma è andato un po' scemando. Era basket, sì. Adesso con Segafredo un po' la Virtus sta ritornando. Io spero che le due squadre abbiano 9.000 abbonati in due. Visto lo scorso anno. Forse anche qualcosina in più, perché la Virtus ne ha fatti un tot. 4.500 già abbonati. La Fortitudo va sui 5.000. Ne approfitto, guarda, ne approfitto visto che sei fortitudine, ho l'occasione per dirlo. Te lo dico come battuta, da Grigento si arriva pure in aereo, quindi anche in treno si può arrivare. Tutto qua. C'è bisogno che prendi il canotto, perché non ci stai troppo. Ah, beh, adesso ho capito. No, ma è così. Vabbè. Non era proprio una bella battuta. Vabbè, che non era una bella battuta. Se la poteva anche evitare. Non lo so, non mi ricordo, non voglio neanche sapere. Il presidente l'ha fatta io. No. Sì.
Presidente della Fortitudo prima della trasferta del no, primo... non era il presidente. Lo sponsor. Vabbè, io non mi ricordo, non mi interessa. Ti rispondo su Di Francesco, è l'amico Luciano da casa. Luciano, adesso ti rispondiamo. Luciano, dimmi su Di Francesco. No, perché? Esatto. Ma guarda, Di Francesco, giocando col 4-2-3-1, anche il 4-2-3, ma giocando col 4-2-3-1 in fase non possesso, se non hai due esterni alti che vengono a difendere, ma come col Napoli anche col Benevento, perché il Benevento per esempio attaccava molto sugli esterni, perché giocando col 4-4-2 Baroni, soprattutto avendo Ciciretti ed Alessandro, ma ti dirò anche i due bassi, insomma, di Chiara che spingeva molto, costringevano sia Verdi che Di Francesco. Infatti Verdi e Di Francesco a Benevento sono stati un po' in ombra, ma perché? Perché hanno fatto un lavoro di non possesso importante, quello che è successo era a Napoli. Diciamo che più Di Francesco ieri che Verdi, che era forse un po' più lucido e riusciva a ripartire meglio. Di Francesco, essendo un po' più giovane, ancora deve entrare. Un giocatore, secondo me, si deve saper gestire anche in certi momenti. Lui magari ancora, essendo così giovane, non riesce benissimo e quindi arriva poco lucido. Per me Di Francesco è un giocatore importante. Donadoni sta facendo giocare lui al posto di Krajicek, perché poi insomma... Bigone è andato a prendere il cieco sbagliato, perché nella stessa squadra c'era un ragazzo che si chiamava Patrice Schick, che è andato a prendere quello sbagliato, però vabbè, ci sta. Tu hai detto una cosa giustissima, però mi piacerebbe sapere dove abbiamo un centrocampo che già fa fatica a fare i centrocampisti, noi abbiamo la pretesa che un attaccante faccia sia centrocampista. Ma non è solo il Bologna che lo fa, no, tutte le è il calcio moderno, cioè, te lo spiego, no, io. Parliamo della Fiorentina, so, andiamo a vedere come si respira. Voglio dire, sto spezzando una lancia a favore del ragazzo, dico, ha fatto i miracoli. Se tu giochi con quello schema lì, è chiaro che difendi a 5, quindi si devono abbassare. Contro quelle squadre sto spezzando una lancia a suo favore. Ma si parlava ero fuori telecamere, si parlava del Benevento. Il Benevento non lo vedo così male. Io l'ho visto giocare dal vivo, ma anche ieri col Torino, ma anche a Genova. Ieri col Torino eravamo allo stadio, guardavamo la partita del Benevento proprio anche con i colleghi. L'ho visto anch'io il Torino. E dicevamo proprio questo: al Benevento manca il gol, perché poi alla fine ti fanno il gol alla fine. Infatti, quello che è successo. Ma questa è anche l'esperienza che non ha il Benevento, perché arriva in Serie A per la prima volta dopo 88 anni, però non gioca male, non è il Crotone dello scorso anno che partì malissimo e poi fece il miracolo. Io non credo che faccia 25 punti, il Verona fa veramente una grande fatica, perché il Verona però cambia allenatore, allenatore. Cioè io ho ci vogliono anche i giocatori, però Pecchia mi sento già il danaro. Sì, ma sai, se prendi i giocatori scusami, ci vuole anche la motivazione, perché vedi, i giocatori del Benevento vi interrompo, c'è l'ultima pausa pubblicitaria. Allora devo dire che le riprese che si vedono dalla TV dietro con la luce sono bellissime, quest'anno mi piace lo sfondo. Purtroppo siamo arrivati all'ultima pausa pubblicitaria, arriviamo fra un minuto poco, che dopo ci salutiamo, siamo vicino alla chiusura, state lì. Da tre generazioni, l'impresa Lelli opera nel settore delle onoranze funebri a Bologna e provincia. Nostro dovere è seguirvi e accompagnarvi con discrezione dal primo contatto fino a cerimonia ultimata. Lo faremo rispondendo a ogni vostra necessità con la competenza e la sensibilità accumulati in 90 anni di esperienza. Siamo a disposizione gratuitamente per preventivi, per fornire informazioni su cremazioni e possibilità di finanziamenti. L'impresa Lelli è storia, tradizione, conoscenza ed efficienza. Un'oasi sportiva immersa nel verde a due passi da Bologna è il centro sportivo Torre Verde di Castelmaggiore, attrezzato per la tua attività sportiva. La struttura dispone di campi calcio a 5 e 7 scoperti e coperti riscaldati con erba sintetica di ultima generazione, 4 campi per paddle, tennis e piscina estiva. Sport e relax gustando i deliziosi menù del ristorante pizzeria o uno stuzzichino al bar. Location ideale anche per feste ed eventi sportivi e non. Centro Sportivo Torre Verde, 051 713 155. Dal 1957 a Bologna Fiat si dice Maresca e Fiorentino. Da 60 anni la concessionaria di riferimento Fiat della città, nata dalla passione per le quattro ruote made in Italy. Veicoli Fiat, Fiat Professional, Abarth, le strepitose occasioni del Mirafiori Outlet con usato e chilometro zero garantiti. Assistenza e dotazione di ricambi originali Mopar. Maresca e Fiorentino è a Bologna, Borgo Panigale, via Marco Emilio Lepido 6, telefono 051 64 19 800. Dici.
da87.com. La scelta di un'autofficina di fiducia è una cosa seria. Dal 1985, Mondial Car offre un servizio a 360 gradi. Riparazioni auto, moto, scooter di tutte le marche. Elettrauto con diagnosi elettronica, gommista e carrozzeria, installazione e riparazione impianti, GPL e metano, collaudi. Le auto oggi sono un concentrato di tecnologia elettronica. Per questo servono apparecchiature adeguate e mani esperte. Mondial Car, via della Bastia 8, Casalecchio di Reno, 051 619 21 34, www.officinamondialcar.it. Bello canticchiare con vivacità, sempre insieme a noi, le tue canzoni che si fanno ricordare, Radio Italia anni 60. Allora, siamo arrivati all'ultima parte, quella conclusiva. Devo salutare subito in velocità Luca Nigro, che deve andare di corsa perché c'è il pallone gonfiato fra un po' dal virtusino di Bortolotti, che me lo saluti ovviamente, cal virtusen. Caro Luca, grazie di essere stato con noi, spero grazie che ci tornerai a trovare quando potrai, perché ovviamente... Grazie a te. Seguire... Tu la fai sempre lunedì. Sempre. Sì, però tu vai a vedere la storia, cercherò di... Capiterà che ci dovrai raccontare ancora qualcosa che... mi piace sentirti parlare di calcio. Ciao, grazie di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Ringrazio Fabio Campisi, e anche lui ci verrà a trovare spesso, grazie, quando i suoi impegni lo permetteranno. Ci vedremo nelle prossime settimane. Veronica, cosa fai adesso te di imminente, subito? Voglio saperlo, allora, perché sono arrivati messaggi di ragazzi, l'abbiamo letto, ma ce lo chiedono, sapere dove vederti. Allora, i prossimi appuntamenti sono al Carnevale di Cento, poi parteciperò come modella a un calendario di beneficenza per i vestiti di Anna Ma, e poi ci vediamo allo stadio. Ci vediamo allo stadio, al Carnevale di Cento, che ci sono anch'io come maschera, mi metto fermo là, così. Cara Veronica, mi raccomando, forse da qui alla prossima sfilata ci potrei anche venire a trovare, se ne hai voglia. Esatto. Tanto abiti a Bologna, quindi magari un giro lo puoi fare. Al volo intanto Enrico, Ivan e Silvia salutano Dennis. Vai Dennis, solo moto americane. Solo moto americane. Vi ricordo che giovedì e venerdì dalle 16 alle 17 ci sarà, allora giovedì il solito appuntamento con Punto Radio, con, esatto, la musica che metterò io anni 70, 80, 90. Il venerdì abbiamo una nuova trasmissione, per adesso siamo io e Fabrizio Solo, ogni tanto ci verranno a trovare. Sentiremo al telefono anche Ivano Betti, Fabio Campisi, un po' tutti, parleremo del weekend che verrà, di quello che succederà nel weekend, ovviamente con i tempi e le disponibilità di tutti, io e Sola saremo quelli che ci saremo più spesso, vi racconteremo veramente com'è la situazione calcistica, perché noi ne sappiamo, siamo preparati, soprattutto lui, anche di basket, soprattutto lui, quindi vi ricordo Punto Radio, giovedì e venerdì dalle 16 alle 17. Grazie Fabrizio Sola, ci vediamo nelle prossime puntate anche con te. Grazie a voi, buona serata a tutti. E ringrazio Dennis Pagani della, con, come ripeti il garage che non riesco. 13 Garage. Dillo. 13 Garage. Lo dovrebbe dire lei che... lei che... 13 Garage. A Casalecchio vi consiglio di andare a fare un giro, che è così, di quelle moto belle che dicevamo. Bimbo Tu con l'associazione, domenica appunto ci sarà... aspettiamo, domenica 17, partenza alle 9.30 a Casalecchio di Reno. Ci sono dei ferri incredibili, andate solo per vederli, guarda, solo per vedere, seguite, poi ci sono i bimbi di Bimbo Tu. Grazie Denis, grazie a Ivano Betti, mi verrebbe da chiamarti, perché c'era il tuo amico Patassini, ti chiamava Gian Ivano, giusto? Sì. A me mi verrebbe da chiamarti Pier Ivano. No, scherzo. No, grazie a voi. Che no, mi raccomando, domani con le macchine all'occhio, perché Pietro ci, esatto, controlla. So che c'è quest'anno 1600 macchine avete venduto, bisogna fare di più. 2000 è l'obiettivo. Ah, 2000 l'obiettivo. Quindi da avrebbe chiesto 2000. Ma avrebbe chiesto 2000. Vabbè, comunque sempre andate da Maresca Fiorentino, c'è Ivano Betti e tutti i ragazzi che vi aspettano. Con dei vantaggi, perché solo vantaggi. No, chilometri zero, prezzi interessantissimi, devo dire la verità. Andiamo a trovare Betti. Soprattutto che... c'è lo stand alla Festa dell'Unità. È vero, c'è ancora lo stand. Stand alla Festa dell'Unità fino al 18 con delle macchine, devo dire, non, con un successo che non mi sarei aspettato. Bene, bene, questo ci fa piacere. Grazie a tutti di essere stato con noi. Domani sera ore 21 ci sarà ovviamente la solita replica. Non mandate i messaggi lì perché non li leggeremo, invece qua li abbiamo letti. Poi arrivano anche telefonate, sì, di tutto. Ci sono telefonate in diretta, stanno arrivando telefonate, messaggi. Dovremmo avere anche la frase, credo, esatto, a sé questa frase. La massima frase c'è sempre. La cosa più importante da ricordare sono i dettagli. A lunedì. Ecco.
ricordatevi dei dettagli, ma soprattutto ricordatevi giovedì e venerdì ore 16 su Punto Radio. Ci vediamo lunedì. Ciao a tutti, e a Firenze non si scherza. Un bacio.